Ciao ragazzi, allora oggi come vedete mi sto allenando e volevo condividere con voi un pensiero. Vedendo in giro in questo periodo molte persone che sono veramente fortemente in sovrappeso, che stanno, le vedo correre continuamente anche per molto tempo, e mi sono accorto che soprattutto in questo periodo, quindi appena iniziano i primi caldi, le persone hanno questa propensione di iniziare a correre, e soprattutto lo fanno per tanti chilometri, quindi tanti minuti e tanti chilometri. Parlando anche con delle persone, lo fanno anche per 10 chilometri, quindi iniziano da zero, 10 chilometri, si parla 10 chilometri da zero. La cosa pericolosa qual è facendo in questo modo? Che le articolazioni, soprattutto nei soggetti che sono più pesanti, non riescono a sorreggere un carico di lavoro così elevato fin da subito. Quindi dopo 2-3 settimane queste persone hanno dei mali all'articolazione del ginocchio, delle anche oppure della schiena, con rischio poi di smettere. Per quale motivo? Proprio per il motivo di avere del dolore, ok? E quindi poi mandare in fumo tutto quello che è stato la buona volontà iniziale e purtroppo anche il fatto di ricontinuare poi a mangiare in modo non sano. Quello che vi consiglio quindi come soluzione per iniziare in una maniera ottimale già dall'inizio è quella di iniziare con una camminata e intervallata con quello che potrebbe essere una corsa di 30 o 30 secondi o un minuto. Io lo chiamo interval training, viene chiamato interval training, e lo si può fare per 30 minuti, lo si può fare per 20 minuti, lo si può fare per 40 minuti, ma ricordatevi quindi questa alternanza tra la camminata veloce e quello che potrebbe essere un allungo o uno scatto. Concludo dicendo che a questo tipo di attività aerobica bisogna aggiungere sicuramente degli esercizi, ok, di tonicità, che aiutino quindi la tonicità a migliorare, quindi non solo la tonicità degli arti inferiori ma quella di tutto il corpo. Vi saluto, alla prossima, ciao ragazzi!